distanza di rapporto, ok? Quindi distanza intima, distanza personale, distanza sociale, distanza pubblica. Queste sono distanze differenti di relazione nel quale gli umani si organizzano, ok? Per una questione di sicurezza, nella distanza personale e nella distanza intima ci entra soltanto persone altamente selezionate, ok? Quindi amici, parenti e persone che conosco, del quale sono estremamente sicuro che non costituiscano un rischio. Se io devo parlare con lui, la mia distanza è questa, ok? Perché? Perché qualunque tipo di movimento o azione lui voglia intraprendere, io da più il tempo di vederlo e di continuare a mantenere la mia distanza di sicurezza. Se io e lui parliamo da qua, ogni reazione a una sua azione iniziale sarà tardiva e inconcludente, perché da qui come si muove mi tocca e quindi il contatto è pericoloso, ok? Allora, premessa, tutto quello che sono le tecniche che io uso potete riprendere, fare foto, qualunque cosa, perché per me la tecnica è semplicemente un mezzo per spiegare un concetto. Io voglio che impariate i concetti. Delle tecniche non me ne frega niente, perché le uso soltanto come tramite. Non ho scuole e linee didattiche da mantenere. Io uso la tecnica semplicemente come espressione di un concetto di razza, né più né meno. Quindi fate tranquillamente quello che volete. Allora, abbiamo parlato di approccio. Avete visto col cavallo come reagiva in base alla vostra postura, in base a come vi muovevate? Benissimo. La stessa cosa avviene in relazione. Se io voglio disinnescare un confronto che possa sfociare in qualcosa di violento, indubbiamente il mio atteggiamento non sarà questo. Perché da questa posizione la soluzione è che si combatte. Punto. Io attuerò questo tipo di impostazione. Metto una barriera tra me e l'eventuale avversario contendente, cercando di fargli capire che non sono una minaccia per lui, ma che non voglio che invada il mio spazio. Okay? Da qui a questo, qui sono già in posizione di guardia, se la situazione lo necessita. Quindi la mia prima azione di fronte a una persona che arriva in questo modo sarà subito quella di stabilire: fermati, qui parliamo tutto il giorno, fammi capire cosa vuoi, ma non voglio entrare in contatto. Okay? Questo è il primo atto da fare per evitare che succeda un'azione violenta. Quando lui si muove da qui, io fuori non ho la possibilità di partire da questa posizione o mettermi in una qualunque posizione di guardia. Le mie azioni si svolgeranno da questa situazione. Io sto parlando e lui attacca, ok? Quindi lancio destro, io sono qua, vado subito a bloccare, ok? Mantenendo lo spazio che ho praticamente inalterato. Non me l'aspettavo.